Eriksen entro, tiro, segno. Potrebbe essere il gol che inizia un nuovo regno. Crotone matematico in Serie B a 6. Mentre l'Inter attende notizie dal Mapei. CR7 prende la barriera come al solito, ma solo perché De Paul ha alzato un po' troppo il gomito. Così segna rigore, poi di testa rende muti. Frullani che non stati avanti per 80 minuti. Napoli rallenta la sua corsa, viene raggiunto da Nanez in finale. Così Cagliari fa un punto che lo stacca finalmente dalla terz'ultima piazza. Se batte il Benevento, domenica lo ammazza. Già l'ha battuto il Milan che sta secondo e ora. Lo scontro mastodontico con la vecchia signora. Il Verona che fa punto ultimamente, cosa rara. Lo Spezia trova il pari nel finale, Saponara. Vantaggio, pari, vantaggio, pari. Terzo vantaggio Fiorentina e poi di nuovo pari. Bologna e Viola dividono la posta a metà. Palacio fa tripletta, in barba la sua età. La Lazio è garanzia di partite goleada. Vuole andare a quarto posto e continua a farsi strada. Anche il Parma in Serie A, adesso i titoli di coda. Il Toro lo condanna con la rete di Vojvoda. Un'altra sconfitta in mezza squadra KO. Per i giallorossi è proprio un periodo no. 74esimo al Mapei, parità. Murieva giù a rigore, tutti sul chi va là. Finisce in parità e così finisce per un'era. Quasi un decennio di egemonia bianconera. I nastri sulla coppa, quest'anno nuove tinte. Sono nero-azzurro i colori dell'Inter.